Siamo usciti dalle catacombe. Siamo vivi per anche fare un sogno. Perché Woodstock? Appunto che è un sogno. Cosa ci costa fare un sogno? Cercavamo un posto che fosse un parco, che fosse abbordabile, e cercavamo un'amministrazione che non ci mettesse bastoni tra le ruote. Abbiamo trovato la condizione ottimale a Cesena e siamo venuti qua, è un caso. Si può chiamare una festa di partito? Ma no, non è una festa di partito, non è la festa dell'unità, non è un comizio. È veramente della gente che si incontra, che ha il piacere di stare insieme, che è venuta da tutta Italia, ha dormito come poteva, abbiamo visto la gente dormire in macchina, per stare insieme, per parlarsi, per contarsi. Beppe è molto legato all'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna è una regione viva. Qui ci sono dei gruppi molto forti, cittadini dal basso che si sono auto-organizzati, ma ci sono anche altre parti d'Italia dove il movimento è forte. È una bella giornata nel verde, spazi per i bambini, famiglie, musica, si parla di futuro, di temi importanti, siamo tutti molto contenti. Di com'è che è nato Woodstock 5 Stelle, l'organizzazione, com'è avvenuta? Ma è stata un'idea che è nata sul blog, della gente chiedeva un altro V-Day, Beppe non voleva fare un altro V-Day nella piazza, ha avuto questa idea di farlo in un prato, ha chiesto sul suo blog cosa volevamo fare, se eravamo d'accordo, gli sono arrivate centinaia di richieste e è stato costretto a farlo e siamo qua oggi. Qual è il tuo ruolo, il tuo compito nella Woodstock 5 Stelle? Io oggi mi sono resa volontaria per dare una mano con i rifiuti, la raccolta differenziata. E devo dire, guarda, ne stavo parlando adesso, che gli italiani, se tu gli dai un piccolo input, sono bravissimi, o non c'è una carta per terra. La gente sa dove mettere l'immondizia, sa dove mettere il biodegradabile, la carta, la plastica, l'organico, sa fare tutto. E che se gli si insegna, la gente lo fa. Questa è carta semplice. Questa è carta sporca che viene riciclata con la plastica, questo è organico con materiale biodegradabile e viene tutto fatto in compost, vetro, plastica e lattine, tutto fatto, addirittura mettono tutte le sigarette qua, sono bravissimi. Mentre i mezzi di comunicazione continuano a parlare del nulla, riempiono il vuoto con il nulla, parlano di appartamenti, del cognato, del fratello di Monte Carlo, noi parliamo di energia. Mettendo le idee, mettendo la passione, semplicemente, togliendo la carriera, da noi si può fare politica massimo 10 anni. Grazie, ciao! E poi si fa una politica non dentro le istituzioni ma sul territorio, si torna a fare politica sul territorio, non è che 10 anni poi basta politica, 10 anni poi basta con la poltrona. Così evitiamo a prescindere che qualcuno se ne innamori troppo. Questa parola territorio vi accomuna un po' alla Lega Nord, però avete diverse cose. La Lega usano degli slogan, non ci sono sul territorio. Dove sono? Dove sono? Quando fa l'iniziativa quanti sono? È che semplificano molto i ragionamenti, troppo. In realtà i problemi di questa città sono complessi e le risposte non sono in due parole. La Lega è la vera realtà demagogica e populista. Quello che dicono noi in realtà poi lo fanno loro. Noi in realtà parliamo di cose concrete, di progetti per le nostre città, per il futuro, e ci mettiamo sempre in discussione, non abbiamo un'ideologia o un manifesto. Noi siamo in ascesa, loro sono in discesa. State molto attenti. Quando mi dicono che alleanze farai, noi facciamo anche 2 o 3 alleanze al giorno, ma solo con i comitati di cittadini per degli obiettivi. No ponte, no dal lì contro il nucleare, l'acqua pubblica, saremo in prima linea o saremo dietro? Solo con i cittadini e per i cittadini. Basta partiti! Basta partiti! Come fate senza la struttura che ad esempio ha un partito alle spalle a organizzarvi? Non è più difficile per voi? No, sicuramente è più difficile, però qui non ci sono capi, non ci sono capetti, c'è della gente che ha voglia di fare, si mette a disposizione. Noi a Bologna ci incontriamo tutte le settimane, parliamo, organizziamo i banchetti, tutte le settimane c'è un banchetto in via Indipendenza a Bologna, è basato sul volontariato, la gente che ha tempo e ha capacità si mette a disposizione.
Sei pronto per essere candidato alle politiche prossime nazionali? No, io sono pronto giorno per giorno a fare il mio lavoro, picchiare il chiodo contro il muro, stare nei binari, rimboccarsi le maniche, studiare gli atti, io faccio questo. Non sono in questa dimensione politica, noi siamo prestati alla politica. Abbiamo preso 500.000 voti in 5 regioni in base alle nostre possibilità, e solo in 5 regioni, ma 5, non mi frega se ci hanno rubato, 500.000 voti. Non abbiamo chiesto un rimborso, niente, abbiamo fatto 500.000 voti spendendo 8 centesimi a voto, 40.000 euro dei nostri soldi, non dei soldi pubblici. È importante questo principio, è importante, importantissimo. Abbiamo rifiutato un rimborso di 1.700.000 euro, glieli abbiamo lasciati lì perché sono soldi rubati agli italiani, rubati. Dalle politiche noi ci saremo, è una responsabilità che abbiamo nei confronti di chi ci ha votato, dobbiamo partecipare per loro perché ci sostengono e ci spingono a farlo. Come fai a distinguere il grillo politico dal grillo comico? Non capisco questa domanda.